Bene, rieccoci in studio. Noi naturalmente ci stiamo avvicinando a marcia forzata verso l'appuntamento del 12 giugno, elezioni amministrative. Come lo sapete, in Calabria sono 75 i comuni chiamati al voto e c'è il capoluogo di regione che è Catanzaro. Noi eh, oggi abbiamo ospite. Reduce peraltro da un lungo tragitto in macchina il presidente di noi con l'Italia Maurizio Lupi, grazie di essere qui. Grazie a voi, e grazie per avermi rinvitato, ri <ride> è sempre un piacere incontrarvi. Allora, visto che però lei è qui, io non posso esimermi intanto dal farle una domanda che non riguarda né le elezioni amministrative né... Eh, nella Calabria, eh, negli ultimi, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi si è avuta l'impressione che eh, per un verso la pandemia, per l'altro la guerra in Ucraina, abbia in qualche modo consentito eh, che accadessero delle cose senza che le conseguenze fossero quelle che naturalmente, diciamo. Mi riferisco per esempio ad alcune posizioni, tanto nel centro sinistra quanto nel centro sinistra, Movimento 5 Stelle e Lega, che insomma sembra di stare un po' sulle montagne russe. Beh, sembra di stare sulle montagne russe, ma io ricordo al Movimento 5 Stelle, ma anche agli amici della Lega, che noi abbiamo scelto una strada in maniera consapevole, e cioè quella di eh, un periodo in cui. Ci siamo messi insieme anche con chi credevamo di non metterci mai insieme, almeno noi con l'Italia. Proprio per la situazione di emergenza che avevamo davanti, quella sanitaria e quella economica. Il governo Draghi nasce per questo, questo grande atto di responsabilità, per cui siamo da noi con l'Italia fino all'Eu, passando dal Movimento 5 Stelle, eh, a Forza Italia. Da questo punto di vista. Eh, non possiamo perdere di vista lo scopo, perché se viene meno lo scopo, allora forse è meglio eh, fare un passo indietro eh, e non galleggiare. Eh, credo che alcune tensioni siano legittime, ma gli obiettivi rimangono. Noi continuiamo a dire a Draghi di continuare a fare Draghi. Eh, abbiamo davanti, eh, tanto più adesso, con lo scoppio della crisi. Eh, derivata dalla guerra nel cuore dell'Europa, eh, grandi scelte fondamentali. Il Covid aveva fatto emergere tutta una serie di cose, se lo ricorda, certo. il tema della logistica, il tema del, della medicina territoriale, il tema di eh, come ripensare anche ad un lavoro eh, che eh, cambiava e si modificava. Oggi, oggi abbiamo visto che viene messo in crisi radicalmente due ordini di problemi il salario reale delle famiglie, Vero. con un'inflazione al 7% ormai, e dall'altra le materie prime che mancano. Questa crisi può essere molto più grave di quella del Covid, perché è una crisi che rischia di essere strutturale. Se mancano le materie prime, se il costo dell'energia eh, schizza come sta schizzando alle stelle, se la, la coesione sociale viene meno, perché il salario è col 7% di inflazione, rischiamo tutte le fasce, non solo quelle basse ma fino alle fasce medio eh, di, di metterle in crisi da un punto di vista del potere acquisto credo che la responsabilità di tutti noi debba essere più grande, quindi usiamo questi nuovi mesi per prepararci alle elezioni ma per eh, arrivare agli obiettivi che ci siamo posti. Le eh, Farò tra poco una domanda diciamo, più politica per il centrodestra, però lei ha citato nella sua risposta il tema dei salari erosi chiaramente dall'inflazione dall e di questi giorni l'indirizzo europeo. Eh, peraltro l'Italia è, è uno dei pochi stati che eh, diciamo, non ha questa prospettiva del salario minimo. La eh, domanda che le faccio intanto è come si coniuga questa esigenza che può essere ovviamente legittima e giusta con eh, intanto le possibilità delle imprese e in secondo luogo sul fatto che permane un reddito di cittadinanza che costa allo Stato veramente. Guardi, molto io sarò molto diretto su questo, noi non abbiamo bisogno del salario minimo, non siamo la Bulgaria. Anche se è vero che ci sono pochi lavoratori che sono sotto quello, quello stipendio, la paga oraria indicata dall'Unione Europea che è quella dei 9 euro, e da questo punto di vista si tratta di, con dignità di adeguarla. Noi abbiamo bisogno di lavorare per il massimo salario, perché le nostre retribuzioni. Eh, sono ferme da tanti anni mi piace questa definizione per, la, <ride> sono contento eh, perché la Francia ha aumentato la propria retribuzione dei propri dipendenti certo. del 38% perché un insegnante in Italia prende 27.500 euro l'orde e in Germania ne prende 55.000 e domando a lei e a chi mi sta ascoltando cosa vuol dire? Che per noi l'educazione è importante o no? Certo. Vuol dire che noi abbiamo in tutti questi anni trascurato le... For, le, le, le funzioni, le professioni importanti, sottopagandole e allora il problema è come arriviamo ad avere appunto un massimo salario c'è un'unica strada, non per ovviamente i lavoratori eh, che potrebbero essere dipendenti dallo Stato, lo Stato gli aumenta eh, i soldi e, e gli stipendi eh, e abbiamo risolto il problema, che è quella di diminuire il costo del lavoro cioè, siccome, e veniamo anche al tema del reddito di cittadinanza che ormai è evidente a tutti, a tutti il lavoro lo danno le imprese, il lavoro non si dà per legge, la dignità nonostante l'avvocato del popolo Conte la pensi diversamente, eh, non è nel reddito di cittadinanza o nell'assistenzialismo a vita, al nord come al sud, eh, perché il problema non è che il sud vuole l'assistenzialismo e il nord invece vuole la dignità del lavoro, vogliamo tutti la dignità del lavoro, allora eh, passa solo il lavoro non dai per legge, le imprese devi facilitare andare e devi diminuire il costo del lavoro. È tutto quello che viene diminuito sul costo del lavoro, ritorna ad essere salario reale. I costi per le imprese sono identici, già oggi rischiano le nostre imprese italiane di andare fuori mercato per scelte inoculate, sbagliate, stupide che abbiamo fatto negli anni precedenti, il tema dell'energia. Certo. Guardate che, no? Abbiamo, a proposito del rigasificatore, che dovrebbe essere fatto da 20 anni e non l'abbiamo ancora fatto, e lei l'ha seguito certo. molto bene, no? Perché il rigasificatore, no. Il gas nel mare Adriatico, che a noi costa 0,2, e, e no, perché non si può toccare eh, ovviamente il mare Adriatico, e lo diamo alla Croazia, perché intanto il gas lo prende la Croazia e noi compriamo il gas, lo compravamo, e adesso è aumentato a 0,8, 0,9. Insomma, dobbiamo... Battere la strada della, del dare eh, spina dorsale alle imprese, aiutarle a vincere questa sfida delle materie prime e aiutare diminuendo il costo del lavoro. Questa è la proposta più semplice. Poi, se prendessimo i 19 miliardi di euro, così capiamo quanto costa il reddito di cittadinanza, li trasferissimo tu curla alle imprese e gli dicessimo: questi signori che hanno il reddito di cittadinanza te li assumi, tanto te li paga lo Stato, però. Alle 8 e mezza li fai venire a lavorare, certo. li formi e non ti costano. Io sono convinto che avremmo molta più dignità del lavoro e anche molta più formazione e che le imprese a quel punto gli darebbero molto di più del reddito di cittadinanza, anche perché sa che si avvicina la stagione estiva e credo che qui il problema della manodopera ce l'abbiamo tutti. Emergenziale, infatti, molte imprese segnalano questa. Uh, questa difficoltà. Uh, Dall'analisi che uh, ha fatto, soprattutto sul tema dell'energia, <ride> emerge diciamo, incontestabilmente il fatto che l'Italia è spesso uh, brava a farsi male da sola. No? <ride> Però, a proposito del farsi male da soli, anche il centrodestra recentemente sembra essere in una condizione tale per cui ci siete voi l'area di centro insomma, no, che fa appello alla responsabilità, all'emergenza, il governo, eh, si intesta anche scelte non semplici e poi dall'altro ci sono eh, Salvini e Meloni che eh, insomma... Eh... Anche qui vorrei che noi con l'Italia desse un giudizio molto chiaro, noi siamo convintamente nel centrodestra, è la nostra scelta perché la nostra storia, la nostra tradizione politica e le differenze sono una ricchezza. Non rincorriamo Godot, non aspettiamo eh, che arrivi la bella, la bella ragazza, non eh, l'araba fenice, che è il cosiddetto centro. Lasciamo fare agli altri, vogliono Renzi, Calenda, eccetera, lasciamo fare. Sono agitanti ultimamente. Sono tutti agitanti, bene, si mettono insieme, facciano quello che vogliono. Noi abbiamo un grande compito, ed è, uno solo, ed è uno solo, che è quello di riscoprire le ragioni di una proposta politica. E ricordo Salvini e Meloni, che stimo ovviamente, che lo scopo della politica non è mai l'esito, cioè non è chi prende più un voto di più, ma lo scopo della politica è innanzitutto quello di riscoprire ideali, valori e progetti concreti, che è sempre stata la forza del centrodestra, la coalizione di centrodestra, piccoli o grandi, una volta eravamo grandi noi, oggi sono grandi più Lega e, e, e Fratelli d'Italia. Piccoli e grandi, è che nelle differenze si concorreva tutti a un'idea di politica che era la concretezza, la responsabilità, la moralità del fare, il, il merito, la competenza, il no. Basta la politica dei no. Quanti temi abbiamo ancora qui davanti? Certo, Io so che col presidente Occhiuto. Dovremmo discutere e sta lavorando su questo perché il tema delle infrastrutture qui è drammatico, non lo dica uno che è venuto da, da certo. Taranto, eh, da Taranto eh, ed è arrivato qui eh, in, in Calabria e eh, deve andare a Catanzaro, però il tema è drammatico e allora nel frattempo che si realizzano queste infrastrutture e spero che i sindaci la smettano di pensare al proprio orticello, cosa facciamo? Abbiamo per esempio tre aeroporti, io credo che ovviamente sia diseconomico, ma i nostri, voi avete tre aeroporti, allora noi dovremmo considerare questa continuità territoriale una regione in cui questi tre aeroporti, in un accordo con ITA, devono essere, che tra l'altro è posseduta dallo Stato, quindi cioè, voglio dire, devono essere messi, messo, messi in condizione di compensare l'impossibilità di arrivare attraverso eh, strade, autostrade e ferro. Chiaro. Non so se è giunta a Roma eh, questa notizia, immagino di sì. Eh, giusto ieri sera sentivo il governatore della Lombardia, Fontana, eh, declinare delle difficoltà in Lombardia, quindi lascio a lei immaginare le difficoltà in Calabria. Eh, 9 miliardi di euro del PNRR, eh, sette di solo due di fatto gestiti dalla Regione. È arrivato il tema, c'è cioè una gran, un grande... Eh, questa, problema. È la, questa, questa è la sfida delle sfide. Ah. E noi avevamo sempre detto che per utilizzare al meglio questi soldi, che ricordo sono debito pubblico, nel senso che ci stiamo indebitando. Certo. E quindi dobbiamo utilizzarli almeno. È quel debito buono di cui ha sempre parlato Draghi, noi dobbiamo utilizzare le regioni e gli enti locali e dobbiamo riutilizzarli mettendoli nelle condizioni di fare il meglio. Loro devono fare meglio. Ovviamente noi dobbiamo accelerare nelle procedure, eh, sburocratizzando, per il nord e per il sud di questo paese, permettendo che quelle risorse vengano utilizzate per gli obiettivi che ci siamo posti. Mi auguro che, di, che non perdiamo il tram, che non perdiamo mai come questa, questa volta, per esempio, il sud ha, credo che neanche con la cassa del mezzogiorno aveva tutte queste risorse. Così tra, tante? In così... No, tra PNRR, certo, eh, fondi europei, dico. fondi di coesione, eccetera, abbiamo finalmente non il problema dei soldi, ma allora abbiamo il problema di spenderli bene e di spenderli rapidamente. Lei è in uh, Calabria per le elezioni amministrative a Catanzaro, noi con l'Italia che peraltro segnalo uh, anche ai telespettatori assieme a uh, Fratelli d'Italia si tratta delle uniche due forze politiche che si sono presentate con il simbolo alle elezioni amministrative di Catanzaro e questa già forse la dice un po' lunga. No, no credo che questa sia la forza e la dignità, e, e per questo io sono molto contento di noi, con l'Italia che ha presentato le proprie liste eh, con il proprio simbolo dappertutto. E, e qui in Calabria, perché noi abbiamo fatto una bellissima esperienza alle scorse elezioni regionali, Beh. e serve un paradosso perché. Purtroppo non abbiamo superato il 4%, per, per pochissimi voti sì. e avremmo potuto smettere, no? Ma se credi a un ideale, se credi a un progetto, vai avanti per rispetto di chi ti ha votato e anche per la dignità della politica che abbiamo. E quindi a Catanzaro abbiamo eh, presentato il nostro simbolo, noi con l'Italia, con orgoglio. Abbiamo incontrato e riappassionato alla politica tantissimi giovani e meno giovani. E devo dire che a Catanzaro non è il massimo dell'esempio della coesione, del. Del, del centro-destra, centro no? ci siamo presentati praticamente. Ognuno, abbiamo tre candidati. candidati. L'unica cosa, io l'ho detto direttamente a Salvini e quindi posso dirlo: a Catanzaro noi abbiamo governato e sembra che abbiamo governato bene il sindaco uscente Abramo. Ha governato 18 per 18 anni, eh, esatto. Ma qual è la ragione per cui, governando bene, dobbiamo andare a scegliere un candidato della sinistra che, tra l'altro, ci dice pubblicamente che il centro-destra gli fa schifo? Ma è un paradosso, è, è come al, alla presidenza della Repubblica, cioè. Quando ti è chiesto di fare delle scelte per far capire che guardi al futuro, sei incapace di farle. E allora, siccome noi abbiamo la schiena dritta, abbiamo il coraggio delle nostre azioni, abbiamo scelto il candidato che secondo noi era il migliore, l'avvocato Tallerico. Ultima, uh, no, abbiamo ancora un po' di tempo, però uh, a proposito di questo, Cadanzaro si vota per l'elezione del ministero. Quindi dateci una mano, <ride> ma è anche la sede, è anche la sede della uh, regione. Eh, lei ha citato l'esito elettorale delle elezioni regionali peraltro con un ingresso in consiglio regionale veramente diciamo, mancato per un soffio e anche per una legge elettorale eh, La in Calabria aperti. che è particolare <ride> diciamo, no? eh, a che punto è? come l'interlocuzione con il eh, Presidente Occhiuto perché poi si sa insomma le forze che non riescono ad accedere al consiglio regionale in qualche modo eh, partono svantaggiate ecco, ma le ho fatto prima l'esempio di come eh, noi, con l'Italia, sta mettendo a, a disposizione le proprie competenze al presidente Occhiuto, perché la sfida che sei in Consiglio regionale o non ci sei è la stessa, perché non possiamo tradire gli elettori eh, che hanno dato i voti al, eh, a noi, cioè, con l'Italia, ricordo, oltre il 3%. E, e, e tutti gli elettori di centro -estra. Quindi stiamo dando, offriamo competenze, suggerimenti, rapporti per quanto riguarda il tema delle infrastrutture, per quanto riguarda il tema della sanità. Si ricorda che certo. aveva fatto la promessa che non ci sarebbe stato più un commissariamento centrale. Allora. Il sottosegretario Andrea Costa di noi con l'Italia ha immediatamente eh, dato seguito a quella promessa e oggi il eh, presidente Occhiuto è. Eh, il commissario della, 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 del, per, la, per la sanità, adesso si nominerà un vice commissario, anche cioè. tra l'altro mi sembra una figura di altissimo livello, mi sembra che le cose stiano cambiando, quindi noi continuiamo questo dialogo e continuiamo a dire al Presidente Occhiuto che deve essere lui a capire e a valorizzare come noi con l'Italia può essere eh, anche eh, utile attraverso i suoi uomini e le sue professionalità, però... Eh, credo che questa sia l'unica strada, anche per ritornare ad una politica che a me piace dire al nord come al sud, che è quella della gratuità, è quella del servire. E noi di gratuità in questo caso ne stiamo, la, la, stiamo, la stiamo dimostrando, noi abbiamo un consigliere regionale. Non, certo. lo, e non l'abbiamo, lo dico per far capire che cos'è che noi con l'Italia. Così lei capisce subito quello che voglio dire, ma anche chi ci sta ascoltando, perché noi non vogliamo che noi con l'Italia sia un autobus o un taxi. pur di... Eh, Ognuno ha fatto le sue scelte, i partiti che hanno preso i voti, cioè pur di arrivare ad avere un consigliere regionale si prende tutto e tutti, eh, quello che ha 10.000 preferenze, quello che ne ha 5.000, 8.000 e così si arriva a superare il fatid la fatidica soglia del 4%, ma poi alla fine la politica viene meno, quel soggetto politico non c'è più, magari si cambia casacca, eccetera. Noi credo che dobbiamo arrivare a conquistare passo dopo passo, a riconquistare il consenso dei moderati, che vogliono dire delle persone che hanno buon senso e concretezza. Ci sono a Milano come ci sono a Catanzaro. Ha citato il uh, sottosegretario alla uh, salute Costa, che peraltro ieri uh, ha avuto un vero e proprio tour de force in uh, Calabria, uh, incontrando il Presidente Occhiuto, gli imprenditori della sanità privata, visitando gli ospedali, uh, quindi diciamo, questa è quella che si dice una no, nota del redattore. Le volevo chiedere questa... <ride> una questa... buona nota del redattore. <ride> questa... questa ehm... Occasione elettorale, è ovviamente un'occasione di medio periodo per quanto abbia un suo valore a livello nazionale. Ma naturalmente diciamo, l'obiettivo da traguardare è quello dell'anno prossimo. No? Certo. Il, 2000, il 2023. Da questo punto di vista, lei come vede eh, noi con l'Italia nel 2023? In vedo. che posizione ci sarà sto Benedetto Listone. Eh, no, no, guardi, noi ci stiamo preparando perché nella coalizione di centrodestra da sempre. Presenteremo le nostre liste nel proporzionale e parteciperemo con la coalizione a vincere i collegi uninominali, perché questa è la dignità. Eh, ci fosse un progetto politico eh, di più ampio respiro politico, non una federazione tanto per dire dobbiamo battere quegli altri, ma politico di più ampio respiro noi abbiamo, ci siamo sempre dati disponibili, ma a condizione che eh, venga messo in gioco appunto. L'idea di ritornare a fare un grande pilastro dei moderati che, si, che sostenga la coalizione di centrodestra, cioè il centrodestra senza un centro forte non va da nessuna parte. Mi permetta anche di dire, con un paragone calcistico, così non ci siamo visti da tanto tempo, sì, sì. io sono un milanista sfegatato, nonché presidente del Milan Club Montecitorio, che ah. per noi, noi con l'Italia è come il Milan, oh. perché non è che ci sono. Onestamente, grandissimi campioni al massimo. C'è qualche campione che è un po' âgé, ecco, sì. cioè, oltre i 40 anni, 41 sì. anni, però, e puoi essere anche sfavorito, fanno gli errori gli altri perché ama la pazza. Interamala <ride> ovviamente <ride> è, è diventata una, una realtà, però quello che vale sempre è la squadra. È lo spirito, l'accettare la sfida, certo. il capire il compito. E credo che questo insegnamento dovrebbe valere anche per, non so, per gli Juventini uh, uh, o per uh, gli intristi, cioè le, per tutti. Le faccio però una battuta <ride> a mezza via tra il calcio e la politica. Occhio, che arriva il Monza. Ah beh, <ride> ma infatti, adesso io ho chiesto a Galliani, che è co-presidente del Milan Club Montecitorio, se quando ci sarà Milan-Monza. Che succede? Però devo dire che questo, da questo punto di vista, Berlusconi è sempre un grande, eh, cioè, i sogni li realizza. E, alla grande, certo. Allora, grazie a Maurizio Lupi. Lo lasciamo perché naturalmente. Eh, sono giornate di particolare eh, impegno. Grazie di aver accettato il nostro invito, e naturalmente, in bocca al lupo per il 12 giugno. Grazie, grazie a voi per il lavoro che fate.